È dunque Tano Cariddi, l'artefice di questa straordinaria impresa finanziaria, con la quale, sovvertendo ogni regola, crolla un mito che sembrava finora inattaccabile. Le assicurazioni internazionali, roccaforte del capitale italiano, passano nelle sue mani con una incredibile manovra borsistica che resterà probabilmente negli annali. Con la vittoria di Tano Cariddi tramonta per sempre l'utopia di un grande gruppo finanziario senza padroni, per cui si era battuto tanto a lungo il suo presidente, Filippo Rasi. In Cecoslovacchia il drammaturgo Václav Havel è stato condannato. Hai sentito la televisione? Bravo, Tano. Bravo. Complimenti. Straordinaria impresa finanziaria. Incredibile manovra borsistica. Bravo. Non mi piace essere preso in giro, lo sai. Ma davvero? Pensa, non ho fatto altro in questi ultimi tempi. E invece a te non piace. Ma che ti succede? Sei ubriaca? No. Sono lucida. Sono lucida e lo sono sempre stata. Per imparare da te, tu mi hai insegnato come si possono uccidere le persone senza farle mai urlare. La forza non serve, vero? Basta una minaccia, un ricatto. È stato così con mio padre, vero? Beh, dovevi farlo anche con me. Dovevi impedirmi di pensare, farmi vivere nel terrore come hai sempre fatto con tutti gli altri. E invece ti sei innamorato di me. Di me che ti odiavo come non ho mai odiato nessun altro. Non è vero. Sì che è vero. Lo vuoi sapere? Fare l'amore con te mi dava disgusto. E dormire accanto a te. E svegliarmi accanto no. a te. E doverti sorridere, doverti toccare. Tutto mi faceva così orrore. Lo sai, t'ho sempre tradito. Sempre. Non ho spiato le tue mosse, ho rubato dai tuoi cassetti, ho ucciso Peppino. E lo sai a chi passavo le informazioni che ti rubavo, lo sai? Basta, basta! Tu non puoi aver fatto questo, non è vero! Mario Cattani! Dimmi che non è vero! Sì! Dimmi che non è vero! Sa tutto! Oggi hai vinto, ma domani tornerai ad essere quello che sei! Volgare mascalzone come tanti! O niente! O niente! Oh!